Bella a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovissimo video. Oggi ci troviamo, da come avete letto nel titolo, su Lego Fortnite, questa nuovissima modalità che è uscita su Fortnite. Nuovissima perché è uscita da pochi, cioè sarà uscita da un mesetto o due. E allora io ho detto, perché non farci una serie sopra? Infatti iniziamo oggi, facciamo tutte le cose con calma. Oggi sarà un video più corto del solito perché vi voglio far gustare questa serie. Infatti non ho neanche creato il mondo e ora andremo subito a crearlo. Crea nuovo mondo. Creiamo il nuovo mondo. Slot 1. Selezioniamo lo slot. Ah, possiamo mettere sandbox o survival? Vabbè, la sandbox non serve proprio. E io direi ora di mettere questo seed che mi è stato dato da fonti segrete, il mio amico. Allora, quindi allora prendiamo 2 blocco 2 0 1 6 0 63 3 4 2 0 63 3 4 2. Invio. Poi qui nemici sì, fame sì, temperatura sì, vigore sì, eliminazione sì. Eliminazione. No, questa impostazione non può essere eliminata. No. Ok, io direi di non perderci in chiacchiere e di cliccare subito questo pulsante inizia. Ok, e ci vediamo una volta entrati in game. Eccoci qua, ragazzi, l'animazione di spawn. E finalmente siamo in game. Allora, qua abbiamo il nostro. La nostra bombarola lucente. Parliamo ora. Ah, dove sono? Chi sei? Chi sono io? Aspetta, il mio nome è Bombarola Lucente. Piacere di conoscerti. E tu sei carattere 10, perché mi suona familiare? Mi hai scoperto. Ciao. Allora, io direi di raccogliere materiali. Per questo primo episodio raccoglieremo materiali e troveremo un posto dove accamparci, dove sistemarci. Abbiamo già sbloccato una ricetta. Che vuoi questa? Ma che cazzarola vuoi? T'ho detto ciao, t'ho detto. Non mi serve l'aiuto tuo. Madonna mia, tutti quanti là. Oh, ti voglio l'aiuto. No, non ne voglio aiuto. Puoi andare. Albero. Ok, abbiamo preso del legno. Oh, un animale. Ah, possiamo coccolare gli animali. Ah, un uovo. Bella, brutta. Un altro uovo. Bellissimo. Come fare le uova? Un nuovo metodo. Accarezzate i vostri animali. Allora, io raccolgo cibo perché, come abbiamo visto prima, c'è la fame. Quindi, ah, una pietra. Oh, mi sa che questo qua mo cade, mi sa. Pietra. Ma la gallina, la gallina, la gallina, la gallina. No! La gallina. Vabbè. Allora. Ah, non abbiamo visto il menu. Allora, facciamo tab. E da come possiamo vedere abbiamo qui la mappa. Molto bella. Poi abbiamo l'inventario, che abbiamo 24 slot. E poi qui abbiamo giocatori dove possiamo far entrare i nostri giocatori e possiamo invitarli. Abbiamo 7 chiavi e inviteremo qualche mio amico, dai. Inviteremo ad esempio il mio amico FireGamer, che viene nei video ogni tanto insieme a me. Quindi ci faremo questa survival desolata da soli. Link in descrizione del suo canale per andarlo a conoscere meglio. Allora, ah, questo qua. Eh sì, però ti spezzi una mano. Allora, io direi di trovare un posto dove accamparci. Fuga. Cos'è quel coso? Cos'è quel coso? Mi sa di aver capito cos'è, però non voglio far finta di niente. Quindi io direi di andarcene per questa zona qui. E di andare alla van scoperta. Un ragno. Poi, che vuoi? Vuoi azzoppare la camminata? Ragnatela. Oh, le mucche lì. Un altro sgurropeon. Dove
visto, bellino. Io direi di ancora. No, 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 non hai capito niente, brother. Non hai capito niente di me. Non lo so. Che sta facendo? Fagli mangiare qualche mucca. Ma l'ho seminato. Sì, ma mi sono preso quest'altro. Ma no, dai. È una croce. Ma i ragni che ci fanno qui? Ma ragazzi, abbiamo un fiume. C'è un fiume qua sotto. No way. No way. Là c'è la neve di là. No, 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 non mangiare. Di là c'è la neve. Guardate, di là abbiamo la neve. Però qui abbiamo una casa. Io direi di entrarci per non. Pensavo che mi voleva sdungare il bonbon. Ho fame. Mangiamoci le uova perché le uova sono salutari. Ah, e posso rompere i blocchi. Per ricavarci cosa? Granito. Però mi sa che sto facendo una cavolata. Vabbè, rompiamola tutta la casa ormai. Ok, dai. Io direi di rompere questi muri qui. Tutti questi muri qua e levarci di davanti, così da spiazzare un po' la zona e da iniziare le fondamenta. L'avete visto? Io sì. Funzioni un po' male. No, 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 mi sdunga il bonbon, mi sdunga il bonbon. È proprio lui, è. E lui è lo sdungatore seriale, lui è. Possiamo prendere la tasca delle trappe? Vabbè, lasciamo stare ragazzi, azzoppiamo questi alberi che sono gli unici alberi che possiamo fare. E stiamo attenti a quello sgurropeon lì, perché se diventano due poi dobbiamo lasciare tutto lì, eh. E io non sono uno di quelli là che lasciano tutto quanto. Vuoi un pugno? Pam! Beccate questo! Beccate questo! Beccatelo! Beccatelo! Beccatene due! Due! No! Ah! Che? Te ne vai? No, schiva! Schiva! Schiva, brother! Schiva, brother! Ah, ecco qui! E mo se fa freddo, mo? No, mo inizia il freddo! Vabbè, ci mettiamo qui. Ah, il falò possiamo costruire! Lo mettiamo qui! E abbiamo sbloccato una ricetta, capanno semplice, cioè un magazzino, il banco di creazione. Vabbè, lasciamole stare queste cose qui perché nel prossimo episodio inizieremo a costruire i primi utensili del primo magazzino. Ok, ora però andiamo di costruire questa cosa. Noi avevamo iniziato a fare questa cosa. Io direi però di lasciarle queste porte perché potrebbero essere le porte della nostra build. Basta soltanto aggiustare questi muri. Tac, tac, tac. E funziona tutto qua. Tutto
fatto un'altra parete. Sì, questa qua la possiamo aprire. Una cassa? Ah, sì. Con quale fisica? No. No. What? Cioè, mi stai dicendo che se la tiro lì non tocca la cassa? Ok, io direi di metterla qui, giusto per non essere di entrare. Di rompere queste cose. Ok, almeno lì abbiamo del granito. Che sarebbe la nostra pietra, se non sbaglio. Quindi facciamo tab, qua sì, il granito. È una pietra comune nelle praterie, sì. Granito, granito, granito. Ok, distruggiamo pure il tetto qui. Vabbè. Secondo me, per essere una come primo villaggio è anche tanto. Se magari il tetto si rompe lì. Ok, 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 ok. Sta funzionando tutto. Qua. E abbiamo fatto. Granito per via. Io direi di levare questa qua e ricollegarci. Sempre se il nostro amato menu di costruzione vuole. Allora, abbiamo 23 di legno. Mi sembra. Guardiamo la mappa un attimo, perché così ci rendiamo conto di dove siamo andati a finire. M. Beh, ti devo dire, dallo spawn che è qui ad arrivare qui, ci sarebbe zaino, perché lo zaino ce l'ho addosso. Caverne, tu. Caverne non ne abbiamo. E abbiamo molta mappa da scoprire, eh. Cioè, non so se vi state rendendo conto. Questa è tutta questa la mappa. Una volta scoperta tutta, e allora lì potremmo dir conclusa la nostra serie. Quindi io direi pure che per questo giorno, per questo primo episodio è tutto. Ci vediamo direttamente al secondo episodio, che in cui inizieremo a costruire i primi utensili. Quindi rigeneriamoci la fame e ci possiamo anche salutare, direi. Quindi da Karate 10 è tutto per questo nuovo, per questo primo episodio. E per questa nuova serie, da Karate 10 è tutto, out!